Ciao ragazzi, siamo tornati per una nuova ricetta insieme e ritorniamo su un po' di ricette che sono passepartout, che possiamo mettere veramente in tanti dolci, in tante salse, creando delle fantasie. Però la base, se fatta bene, rende tutto più bello. E per spiegarlo al meglio, sto qui con Gaudenzio Calabresi. Ciao Gaudenzio! Ciao Gille, ciao a tutti di nuovo, eccoci! Allora, io ti avevo chiesto di portarmi una gioia, un qualche cosa di diverso. Ci puoi lanci tu questa ricetta, di che cosa si tratta? Allora, oggi andiamo a proporre ai nostri amici da casa una delle preparazioni base della pasticceria, ma ovviamente con gli accorgimenti che noi sappiamo dare con i nostri consigli di Mai Dire Dieta. Prepariamo una crema pasticcera che è vegan, quindi una crema pasticcera adatta a tutte le persone che hanno intolleranze al latte, alle uova, perché utilizzeremo del latte vegetale, in questo caso del latte di avena, e poi l'amido di mais per addensare, zucchero e a seconda del gusto che vogliamo dare alla nostra crema pasticcera, possiamo aggiungere il limone, possiamo aggiungere la vaniglia, possiamo aggiungere il cioccolato e quindi dare un'idea generale di base per utilizzare una crema buonissima per qualsiasi tipo di preparazione dei dolci. Allora, prima di partire è molto importante di andare a scoprire insieme gli ingredienti per la nostra crema pasticcera vegana. Per la nostra crema pasticcera ci serviranno 500 ml di latte vegetale, 80 g di zucchero, 40 g di amido di mais, scorza di limone non trattato, vaniglia e curcuma se vuoi dare un pizzico di colore alla tua crema. Allora, com'è la procedura per creare questa fantasia di questa, diciamo, dolce, meraviglioso? Lo voglio scoprire anch'io. Sì, allora andiamo a scoprirlo insieme. Andiamo a prendere il nostro latte vegetale, quindi noi oggi abbiamo scelto del latte di avena, ma possiamo scegliere un latte di riso, possiamo scegliere un latte di soia, quello che siamo più inclini ad utilizzare, soprattutto, ripeto, per le persone che hanno delle intolleranze. No, io infatti voglio ritornare su questo. Allora, mi stai dicendo che questa procedura funziona con tutti i latti vegetali, non necessita proprio uno in particolare? No, esattamente, possiamo utilizzare il latte vegetale che più ci piace, perché poi a dare la cremosità al nostro piatto sarà proprio l'amido di mais. Okay. Quindi andiamo a portare sul fuoco la nostra preparazione, quindi partiamo dal latte vegetale, quindi iniziamo a scaldare il latte. All'interno del latte andiamo a mescolare il nostro zucchero, quindi andiamo a portare lo zucchero in emulsione e quindi iniziamo a mescolare. Allora, prima procedura è di cominciare a riscaldare il liquido della nostra scelta. Esatto. Così, no, perché è importante che voi, magari tu dici, sono a casa, voglio provarlo subito e ho soltanto latte di mandorla. Posso usare latte di mandorla? Sì, possiamo usare il latte di mandorla. Ovviamente in questo caso per il latte di mandorla dobbiamo sempre considerare che il latte di mandorla ha un gusto molto deciso. Certo, e certo. Quindi ci darà un gusto della nostra crema pasticcera molto particolare. Ovvio, ovvio, così. Cioè dobbiamo tenere tutto sotto controllo. Allora, la prima procedura è di sciogliere lo zucchero dentro il liquido. Esatto. Dopodiché andiamo a sciogliere l'amido di mais, quindi che addenserà la nostra crema, e quindi andiamo a creare una emulsione. Ok? Quindi noi abbiamo già portato il nostro composto a regime, diciamo, con la temperatura del nostro fornello, della piastra, insomma, quello che avete. Ricordiamoci che ovviamente nel caso del latte vegetale ci impiegheremo qualche minuto in più per vedere la densità della nostra crema, appunto perché non utilizziamo gli ingredienti classici, ma con un po' di pazienza e girando costantemente per evitare che si possa attaccare sul fondo della nostra casseruola, piano piano otterremo la densità che più preferiamo della nostra crema. Quindi, allora, mentre noi stiamo lavorando sulla nostra crema, andiamo a scoprire le star di questa ricetta, perché le latte vegetali hanno tante proprietà e da lì possiamo creare la nostra crema pasticcera vegana insieme. Latte di riso. Probabilmente la bevanda al riso nasce come semplificazione di una nota bevanda giapponese, l'amazake. Questa bevanda, che letteralmente significa amore dolce, veniva prodotto in Giappone tra il 250 e il 538 avanti Cristo. Al giorno di oggi è una bevanda che viene consumata fredda, ma in origine si consumava calda in quanto si pensava servisse per combattere la stanchezza. Ma se viene diluito con l'acqua, assomiglia alla bevanda al riso che viene commercializzata in Europa.
Il latte di riso aiuta a regolare l'intestino e il colon, è facilmente digeribile perché è composto da zuccheri semplici. In confronto al latte vaccino, presente delle caratteristiche diverse e risulta meno importante per l'organismo perché contiene meno sostanze nutritive. Pertanto non può sostituire completamente il latte vaccino e i suoi derivati, che andrebbero consumati quotidianamente a colazione e a merenda per apportare all'organismo minerali come il calcio, che è fondamentale per contrastare l'osteoporosi. Vaniglia, il metabolismo dei carboidrati, è un'orchidea originaria del Messico. I suoi frutti, delle capsule, comunemente ed erroneamente chiamate baccelli, sono la spezia nota come vaniglia. L'Europa ha conosciuto la vaniglia grazie alla scoperta del Nuovo Mondo da parte del Conquistadores. Le popolazioni che vivevano in Messico utilizzavano la vaniglia già da molto tempo e l'avevano chiamata il Baca Nera. L'Hernando Cortés, il Conquistadore del Messico, fu invitato dall'imperatore Montezuma ad assaggiare una bevanda al cioccolato profumato alla vaniglia in tazza d'oro. Egli fu così il primo europeo ad assaggiare questo aroma. Malgrado l'attenzione che gli Aztechi misero nel nascondere il segreto di questo aroma, i conquistadores riuscirono a scoprirlo velocemente e a partire dal 1510 la vaniglia fu importata in Spagna e successivamente anche in Francia, dove fu utilizzata correntemente nella preparazione del caffè e del cioccolato. Avete visto, c'è l'imbarazzo della scelta del liquido, no? Perché veramente dei latti vegetali ci sono tantissimi. Però ritorniamo su questo fatto, perché devo dire, peccavo anch'io di questa ignoranza. Io non sapevo che potevamo fare una crema senza le uova. Assolutamente, io l'ho scoperto, diciamo, avendo questa passione particolare per i dolci, perché ho degli amici che hanno tante intolleranze e sono vegani, quindi mi chiedevano sempre un dolce ad hoc che potessero mangiare tutti loro, eccetera, e quindi sono andato a studiare quelle che sono le creme vegetali, appunto a base vegetale. Ho scoperto che utilizzando tutti questi tipi, tipologie di latte vegetale, possiamo creare una crema pasticcera assolutamente goduriosa, come diciamo noi, che non ha nulla da invidiare alla crema pasticcera classica. E poi se vogliamo parlare proprio del fatto di avere qualcosa che ci appaga, cioè secondo me la crema pasticcera, oltre ad essere leggera, perché è leggera, ci lega veramente ai nostri antichi ricordi, quella della nonna, quella della famiglia, ed è molto importante perché quando parliamo di cibo consolatore ci aiuta anche a placare a volte magari uno stato d'animo che non è proprio il massimo, uno stato d'animo quando ci sentiamo un po' giù, un po' depressi. Mangiare una crema vegana che veramente ci ricorda anche le nostre origini, secondo me è molto importante. Però io volevo chiederti anche un'altra cosa, possiamo fare un esempio, possiamo farcire una pasta frolla, possiamo usare la nostra crema oggi per creare un dolce? Assolutamente, come sempre, essendo un passepartout, possiamo utilizzarla nelle classiche preparazioni a base di frolla, quindi crostate a base di crema, che poi andremo a fare anche noi nei nostri appuntamenti prossimi, e oppure utilizzarla come un dolce al cucchiaio, quindi semplicemente una coppetta con la nostra crema arricchita con della frutta o arricchita, diciamo, se nella base ci mettiamo un po' di limone, quindi prima della preparazione sarà una crema al limone che a fine pasto è ottima. E quando aggiungiamo il limone in questo caso? Se vogliamo preparare una crema vegana aromatizzata al limone, mentre stiamo mescolando il nostro composto, andiamo ad aggiungere delle scorze di limone, ovviamente limone non trattato per ovvi motivi, quindi la aggiungiamo nella nostra preparazione e la lasciamo in infusione finché non si addenserà la crema, poi andremo a toglierla successivamente. Allora, più o meno quanti minuti ci vogliono per farlo addensificare o diciamo raffermare? Diciamo una base di quei 5 o 6 minuti, una volta che ha raggiunto, diciamo, la temperatura quella un pochino più alta, vedremo proprio l'addensarsi. Poi dipende anche dal fuoco che noi abbiamo alzato sotto la casseruola, quindi se è un fuoco medio, un fuoco un pochino più alto, magari sarà un pochino più veloce, però l'importante è girare sempre per evitare che si attacchi. Allora, secondo me è arrivato il momento, come il nostro famoso momento di svelare la nostra crema pasticcera vegana, che ripetiamo che può essere utilizzato con qualsiasi latte vegetale, senza uova, senza burro, e in questo caso secondo me è adatto veramente a tutti. Possiamo svelare la nostra crema pasticcera? Eccoci qua.
Allora Gille, questo è il risultato finale della nostra crema, quindi la densità poi che otteniamo alla fine è determinata dal tempo che noi lo lasciamo addensare sul fuoco, quindi se ne volete una meno densa lo togliamo subito appena si sarà addensato sul fuoco. Io approfitto. Andiamo a completare almeno una crostata alla banana, crema alla banana, si chiama banana cream pie in inglese, la torta di banana cream. Come se l'avessi detto anch'io in inglese. La crema con le banane, però è di un gusto, di un buonissimo, che c'è il dolce della banana con la crema. Allora andiamo a farcire la nostra crostata insieme, guarda che bella. Che sono le nostre due preparazioni di base, passepartout come le abbiamo definite, ok? Crema vegana, frolla integrale light con farina integrale. Ecco, abbiamo già preparato una base fantastica per i nostri dolci e sopra andiamo a farcire con la frutta che più ci piace. In questo caso utilizziamo una banana, possiamo utilizzare fragole, possiamo utilizzare qualunque tipo di frutta ci piaccia. Sì, secondo me la crema veramente si sposa alla perfezione con tutti i frutti immaginabili. E ragazzi, quando noi qui stiamo parlando di diamo delle idee, ma noi siamo sempre QB. Il famoso QB, quanto basta, e vuol dire anche voi, mettete del vostro nelle vostre piatti, rendelo unico, rendelo come te e con Mai Dire Dieta. Ricordate che mangiare bene alla tavola non vuol dire mangiare noioso. Che bello, siamo pronti? Oh. Sì. Noi siamo pronti per provare il nostro piatto meraviglioso e vi aspettiamo sempre insieme qui a Energy per scoprire gli altri modi per mangiare in modo sano, per allenarci e non solo qui sul canale 237. Grazie Gaudenzio. Grazie Gil. E ci vedremo presto io e presto, te. Presto. E anche voi. Vi aspettiamo sempre qui su Mai Dire Dieta.